Siamo nel monastero di Sant'Agnese, in questo magnifico chiostro con il giardino. Ci ha accolto la padrona di casa, la priora, madre Valentina. Allora, intanto parliamo di questo chiostro e di questo giardino che curate voi, ci hai detto. Sì, senz'altro, noi lo curiamo. E quante siete tutte quante qui dentro? Siamo in sei. Ci puoi illustrare quello che fate durante il giorno? Com'è la vostra giornata? Ora e te la boda, in modo particolare la preghiera. Noi sette l'ufficio divino con le lode cantate e il rosario. Poi la Santa Messa alle 8, alle 9 facciamo colazione e poi si va al lavoro, che fa le ostie, che stira, che legge, che studia la musica. Io per esempio suono, ci prepariamo per la liturgia, perché la liturgia per noi è la cosa più importante. Voi siete delle domenicane, monache domenicane, claustrali. Claustrale, fondata da Santo Padre Domenico. Chi era San Domenico, Madre Valentina? San Domenico è il nostro fondatore. È stata, ringraziamo il Signore che è stata fondata, è stata canonizzata a Rieti, quindi anche per la città di Rieti dovrebbe essere un grande onore. Per lui è nato nel 1170, che dice 1170-71, e da piccolo, prima che la mamma lo desse alla luce, sognò un cagnolino, che questo cagnolino doveva portare la fiamma in tutto il mondo, cioè con la preghiera e con la predicazione. Perciò si dice ordine dei predicatori, perché la Chiesa prima nessuno sacerdote predicava, se non solamente il vescovo. Poi il Santo Padre Domenico dal Papa ottenuto, ecco. Difatti i nostri frati si chiamano ordine dei predicatori, che vanno a predicare in tutto il mondo. Prima il Santo Padre Domenico consacrato, diciamo, le monache per la predicazione non itinerante, ma predicazione nel silenzio, perché noi dobbiamo predicare nel silenzio, preparare il terreno ai frati, ai nostri confratelli, quando vanno per il mondo a predicare, perché lo scopo del Santo Padre Domenico è stato questo. Quindi le radici le ha affidate alle donne? Sì, alle donne. Non è di poco conto questa cosa per noi, eh? È un onore. E poi dici qualche altra cosa di San Domenico, la regola, gli insegnamenti, il motto che ci dicevi prima. Il nostro motto è Veritas, e quindi Santo Padre Domenico lo sappiamo, quelli che ha lavorato anche con San Francesco d'Assisi sono stati insieme a Roma, quando si sono incontrati San Francesco disse: Domenico, tu da dove incominci? Dice: dalla testa. Dice: tu Francesco dai piedi. Anzi, volevano unirsi, ma San Francesco dice: tu vai da una strada e io faccio una strada. E poi sono state le due colonne della chiesa, San Francesco e San Domenico. Ci dicevi che San Domenico era raffigurato spesso con questo cagnolino. Sì, sì. E la statua con il cagnolino, appunto, ce l'avete proprio, ce la fa vedere la chiesa, possiamo entrare? Sì, sì. E allora andiamo. Siamo arrivati in chiesa, Suor Maria Rosaria ci spiegherà l'iconografia di San Domenico, perché siamo davanti alla statua. Perché è raffigurato con il cagnolino San Domenico? Sì, perché la mamma, prima di dare alla luce San Domenico, sognò di avere in grembo un cagnolino con una fiaccola accesa. E, simbolo, ecco, della fedeltà, il cane sappiamo che rappresenta la fedeltà, e quindi lui infatti è rimasto fedele alla sua vocazione fino alla morte, e inoltre la fiaccola significa cioè che lui con questo fuoco della Divina Parola avrebbe incendiato il mondo. Questa fiaccola col cagnolino è raffigurata anche nello stemma che è su in cima, che è il vostro stemma, e c'è anche una stella. Sì. Che sta a simboleggiare quella stella? Dunque, la stella che gli brilla in fronte appunto rappresenta uno speciale intendimento delle cose di Dio, è vero, che appunto è che premio alla purezza di cuore appunto fin da qua giù. Devo dire che San Domenico fu un'anima di orazione nel senso più completo della parola. Infatti si dice di lui, il suo biografo dice di lui che o parlava di Dio o con Dio. Invece il libro che il libro, tiene in mano. Il libro, dunque, lui portava con sé nei suoi viaggi apostolici, portava con sé sempre il Vangelo di San Matteo e le lettere di San Paolo, che addirittura sembra che sapesse quasi a memoria, perché quello era il suo pane quotidiano, insomma. E c'è un ultimo simbolo, che è il giglio.
Il giglio è dunque il simbolo della purezza di cuore, no? Lui è rimasto sempre fedele, anzi dice che addirittura da quando lui è stato rivestito con la grazia del battesimo è rimasto ancora di più, ecco, è brillata questa virtù in lui, e anche noi che portiamo, infatti lui ha pensato all'abito bianco, che poi è stato anche completato dalla Madonna con lo scapolare, e appunto è un richiamo costante a questa, la virtù della purezza, la castità. Ti chiedo solo una cosa personale, Suor Maria Rosaria, quanto tempo sei qui a Rieti? Io sono a Rieti da 36 anni. Quando hai comunicato la tua vocazione non sei stata... È stata un po' buia? Beh, io ho cominciato dunque all'età di 7 anni, ricordo che ero davanti al televisore e a un certo punto mi è sembrato come di vedermi attraverso una grata e dicevo, come deve essere bello pregare, sacrificarsi per gli altri. E poi all'età di 15 anni ricordo che ero in chiesa e stavamo cantando, stavamo ripassando dei canti. Ricordo quello che mi colpì in particolar modo, diceva: se cercate la luce io so dov'è, se cercate la vita, l'amore e la pace io so dov'è. Non lo so, mi fece sentire qualcosa dentro e ricordo che uscita dalla chiesa io la mia amica confidai, sai, voglio farmi suora. E lei, va bene, tu per un canto ti fai venire la vocazione. Ma intanto io da allora io ho sentito la necessità, proprio un bisogno proprio forte, ecco, dell'anima di avvicinarmi tutti i giorni all'Eucaristia. Diciamo, all'epoca si andava in discoteca, ecco, il sabato sera, così, e la mia discoteca era il confessionile. Adesso ci ha un po' appassionato però, e quindi poi quando l'hai comunicato ai tuoi, perché siamo rimasti a metà... Beh, poi no, veramente non ricordo di averlo comunicato, perché sapevo che era già un no in partenza, un'opposizione proprio a tutti i livelli, però loro vedevano il mio comportamento, cioè che io andavo in chiesa tutti i giorni, facevo la comunione, stavo sempre a contatto con un sacerdote, il mio padre spirituale, tutte persone amiche che... insomma condividevano con me questo ideale, e quindi poi ero restia al fidanzamento. Ricordo che mia madre, quando si accorse così, perché poi lo sapeva tramite così, persone amiche, è vero, diceva: ma no, tu ti devi fidanzare, perché solo in questo modo tu puoi fare un confronto, vedere se la tua vocazione. Io ci ho provato pure, però non... oramai ero già innamorata. Io ricordo che soffrivo per la vocazione, perché poi il Signore a un certo punto si è comportato con me come un fidanzato, proprio, cioè come, ecco, due fidanzati, che a un certo punto l'uno dice: senti, non ti voglio più, non mi piaci più, quindi cercatene un altro, no? Così mi è sembrato. E io da qui ho cominciato una sofferenza, ma una sofferenza atroce. Io mi vedevo allontanata, proprio allontanata dal Signore. Intanto io sentivo sempre questo bisogno. Io ricordo una mattina, guardi, dissi: basta, proprio ci parlavo a tu per tu, no? Dissi: basta, io non ci vengo più a messa, la messa è fatta per le suore, io non, tu non mi vuoi più, allora io non ci vengo. È vero. E restai quel giorno senza messa, ma quel che ho patito voi non avete idea. Il giorno dopo io ho dovuto ritornare a messa col battere i piedi a terra, proprio battivo i piedi per terra e dico: ma tu guarda, ma perché ci devo andare? Insomma, così. Comunque ho sofferto, ero diventata proprio, non mangiavo più, perché io dicevo: basta, se io non realizzo questa vocazione, per me è la morte, non mi sento attratta a nessuna realtà umana, niente, proprio, non mi attira niente, pure ero una ragazzetta, 23, 24 anni, insomma, e così soffrivo al punto tale da non mangiavo più, proprio mi sentivo lo stomaco chiuso. Comunque, che cosa successe? Che io poi riferì la cosa al padre spirituale, il padre spirituale mi seguiva, e lui mi disse: senti,
Io voglio che ti do questa preghiera allo Spirito Santo del Cardinal Mercier, voglio che la reciti tutti i giorni. E dice: o Spirito Santo, anima della mia anima, io ti adoro, illuminami, fortificami, consolami, guidami, insegnami ciò che devo fare. Ti prometto di sottomettermi a tutto ciò che desideri da me e tutto ciò che permetterai mi accada. Fammi solo conoscere la tua volontà. Bene, io recitavo questa preghiera tutte le mattine dopo la comunione, quando un giorno mi vedo nella mia parrocchia una suora domenicana. E lei mi notò, insomma, vedeva così, mi chiamò e mi fa: ma lei vuol farsi suora? Io dissi sì. Dice: perché non vieni da noi? E dico: chi siete voi? Dice: noi siamo domenicane, stiamo a Rieti. Era così insistente, guardi, così insistente, che io dissi: mamma mia, come devo fare? Perché non mi sentivo attratta, ecco. Poi mi disse: clausura. Dico: no, guarda, per carità, io in clausura proprio non ci posso stare, così. Comunque, alla fine io faccio solo quello che mi dice il mio padre spirituale. E lei: sai, ho parlato col tuo padre spirituale, è felicissimo che tu venga da noi. Scappai subito dal padre spirituale, e il quale poi mi disse: calma, calma figliola, io non sto dicendo che tu devi andare lì, voglio però che tu faccia un'esperienza. E quindi io all'epoca stavo facendo anche un concorso al Ministero di Grazia e Giustizia. Comunque venni qui in settembre dell'81 e ci sono stata alcuni giorni. E beh, che cosa è successo, guardi? È successo che sei rimasta qua? Sì, eccomi qua. Siamo tornati con la priora Madre Valentina in un luogo storico di questo monastero. Ci dici tu che c'era al posto di questo coro? Qui in questo coro c'era solamente diciamo l'orta, che poi l'abbiamo preso e ci abbiamo fatto il coro vecchio, diciamo il coro nuovo, perché il coro vecchio sarebbe quello dell'altra parte, dove è nata proprio la stanza dove è nata la Beata Colomba. Abbiamo visto anche le reliquie, sì. I paramenti di Massimo Rinaldi. Massimo Rinaldi, sì, che stavano in cattedrale. Poi il vescovo Mattia ci mandò due bei pacchi e noi le abbiamo risistemate, lavate, sterate, così insomma l'abbiamo messo in ordine. È appena suonata la campanella, quindi dobbiamo lasciarvi libere, sì, per la preghiera. Sì, però ci spieghi, per chi non lo sa bene, una breve storia della Beata Colomba d'Arieti, che qui abitava. Qui è, sì, proprio dove è nata la Beata Colomba, è questo luogo, la chiesa, la stanza, è qui, diciamo, che è nata, è stata battezzata in cattedrale, e mentre che la battezzavano dice che è apparsa una colomba. E allora, se no, lei si chiamava Angiolella. Prima, Guadagnoli, c'erano il cognome. E allora tutti quanti hanno detto, allora la chiamiamo Colombo invece di Angiolella. Madre Valentina, voi siete claustrali, però ci hai detto che se qualcuno bussa o ha bisogno di qualcosa, voi siete aperti. Ci apriamo con tutto, cerchiamo di aiutare tutti fisicamente, spiritualmente e anche in modo particolare moralmente, che portare, come dice San Tommaso, contemplate alle sitradere, quelle che voi vi siete disingassate, diciamo, della parola di Dio, adesso la dovete trasmettere ai fratelli. Non è che dobbiamo essere egoisti, no, anzi, dobbiamo aiutare i fratelli. Se stiamo qui, stiamo proprio per loro, per la preghiera. E Santo Padre Domenico ha voluto che noi pregassimo per chi non prega. Quindi siamo proprio per la preghiera. È vero, c'è il lavoro, ma c'è la preghiera. La cosa principale è la preghiera. Poi tutto il resto.